Oggi una giornata di confronto con le opposizioni alla Camera dei Deputati, nella biblioteca del Presidente. Il governo dialogherà con i rappresentanti dei partiti sulle riforme istituzionali necessarie all'Italia. Intendiamo ascoltare attentamente ogni proposta o critica nel corso di quello che consideriamo un confronto importante per la nostra democrazia e per approvare misure inderogabili per il bene dei cittadini e della nazione. Lo scrive sui social la Premier Giorgia Meloni. La Camera ha approvato la mozione di maggioranza sul nucleare. È arrivato infatti il via libera da Montecitorio al testo che impegna il governo al fine di accelerare il processo di decarbonizzazione dell'Italia, a valutare l'opportunità di inserire nel mix energetico nazionale anche il nucleare, quale fonte alternativa e pulita per la produzione di energia. L'esecutivo è quindi ora chiamato a valutare accordi tra società nazionali e società che gestiscono la produzione nucleare al fine di soddisfare il fabbisogno nazionale. A Gaza almeno 13 persone sono rimaste uccise in raid aerei di Israele sulla striscia. La Jihad islamica ha confermato in un comunicato la morte di 3 funzionari. Intanto lo stato di allerta è stato proclamato da Israele nell'area circostante la striscia di Gaza. Le strade israeliane vicine alla striscia sono state chiuse e il traffico della linea ferroviaria è stato interrotto. Agli abitanti della zona è stato ordinato di restare nelle vicinanze dei rifugi e delle stanze protette. In Italia troppi episodi di sangue hanno ferito una giovane Repubblica che si è trovata a fare i conti con il terrorismo politico, con le stragi, talvolta compiute con la complicità di uomini da cui lo Stato e i cittadini avrebbero dovuto ricevere difesa, con la violenza politica tra giovani di opposte fazioni che respiravano l'aria avvelenata di scontro ideologico. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del Giorno della Memoria dedicato alle vittime del terrorismo. A Bologna, la famiglia di origini tunisine a cui Matteo Salvini citofonò nel 2020, chiedendo se ci fosse uno spacciatore in casa, è stata condannata per droga. Quel gesto durante la campagna elettorale per le regionali in Emilia-Romagna scatenò pesanti polemiche, ma ora si è concluso con 21 condanne, la più alta a 14 anni e 7 mesi. Tra quelle persone è stata coinvolta appunto anche tutta la famiglia alla quale citofonò il ministro della Lega. Secondo l'accusa, l'associazione era composta da 7 persone più un minore. Pianificavano gli acquisti di cocaina e hashish, cercavano nuovi fornitori e i locali dove stoccare la droga, che poi rivendevano sulla piazza locale. Dopo la carne e il pesce in provetta, arriva anche il latte sintetico, con Israele che si appresta a diventare uno dei primi paesi al mondo a vendere veri e propri prodotti lattiero-caseari senza mucche, usando il gene della proteina del latte e inserendolo in bioreattori per la crescita accelerata con un processo simile a quello usato un po' per tutti gli alimenti creati in laboratorio. L'allarme è stato lanciato da Coldiretti e Filiera Italia a Milano al Tutto Food, la più importante fiera dell'agroalimentare in Italia. Un pericolo quello rappresentato dal latte sintetico per la sopravvivenza della Fattoria Italia, che vale oggi 55 miliardi di euro e rappresenta uno dei fiori all'occhiello del tricolore a tavola.